anche che hanno provocato, grazie a Lizziba. E anche per essere riusciti a far crescere la musica italiana, che quando loro iniziarono negli anni 80 era davvero in una situazione molto diversa rispetto a quella in cui versa tutt'oggi. Per cui grazie a loro questo potrebbe essere anche l'ultimo brano, se abbiamo interpretato bene le parole, tra l'altro coperte dalla gente da parte di Piero Pelù. Piero Pelù e Ghigo Renzulli su Radio 2 in esclusiva per l'ultimo concerto di Lizziba in questa formazione dopo 19 anni di vita. Sono dentro, cercando in ogni cosa, dove era, dove era il bacio, quello da un'altra. E mi ha sbattuto qua. Arrivo per 2000, adrenalina pura, arrivo da paura. Passo a nuotare, negare, nuotare, nuotare, nuota, nuotare, 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 lontano. Nuotare, negare, nuotare, negare, negare, nuotare, 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 lontano. Dalla pelle passa al cuore, da prima nascono alternative nuove, ma può negare il senso e le parole, stimola la mia voglia di cambiare, nuotare, ammiccare, nuotare, nuotare, nuota, nuotare, affondare, nuotare, restare in onda, nuotare, lottare, 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 lotta, nuotare, affondare, nuotare, restare in onda. Ritmo numero 2, un'altra canzone da Mondi Sommersi, curioso, così come il concerto si era aperto con Imparerò da Mondi Sommersi allo stesso album, credo che si concluda qui. Noi stiamo aspettando, vediamo che cosa succede. Vediamo se vinciamo la scommessa o no. A prestissimo. Piero sta scendendo dal palco. Prima si è aggrappato alla transenna quasi. In questo momento abbiamo qualche difficoltà anche noi a vedere.
va a stringere le mani ai fortunati, dobbiamo dire, ragazzi e fans del Roberto Terzani. Non vediamo Diego Renzulli. L'entusiasmo è altissimo, i cori li potete anche ascoltare sotto le nostre voci, sentiamoli. Ed è davvero una passerella, anche perché, come abbiamo più volte già ripetuto nel corso di questa trasmissione, la storia dell'Itfiba non finisce qui, però finisce la storia dell'Itfiba con Piero Pelù, per cui forse è giusto che la scena in questo momento sia tutta sua, visto che Ghigo avrà ancora l'opportunità di continuare con questo nome. Io credo che Piero non abbia avuto nessuna difficoltà a prendersela la scena. Assolutamente, anche perché ricordiamolo, in fondo è il frontman, è il personaggio. È diventato addirittura un personaggio da fumetto, ma nel senso buono, negli ultimi anni. Personaggio che per definizione attira quasi tutte le attenzioni su di sé. Risale sul palco, Ghigo non c'è. La gente continua ovviamente a acclamarlo, a invocare il suo nome, Piero Piero. Adesso vediamo cosa succede, forse lascerà il palco. C'è qualcuno che urla Ghigo, anzi più di qualcuno. In fondo ripeto, vista che è stata anche una bella festa, visto che sono stati 19 anni trascorsi insieme, un bel ritorno sulle scene tutte e due. Non una fine ma un arrivederci, ecco, questo concerto. Se è un arrivederci, se ognuno di loro poi giustamente sceglie strade diverse, più volte è stata usata l'immagine del matrimonio, si arriva a un certo punto dove due persone, per quanto ottime, per quanto brave, poi non vanno più d'accordo, quindi ognuno sceglie la sua strada, si può rimanere amici, professionalmente o umanamente, forse la conclusione più logica sarebbe stata, a questo punto credo che il tempo sia giusto. Infatti, quello noi di abbiamo rivederli vissuto insieme, anche se il palco... scusami Gerardo, se ti interrompo, è tutto buio, sì, per cui può anche darsi che ritorni. No? A noi abbiamo però l'occasione intanto di fare un po' il punto sulla situazione. Io credo che la canzone che abbia i versi più emblematici per chiudere questa serata sia Lo spettacolo. Rispettiamo le differenze, cantava Piero Pelù a un certo punto, e noi ovviamente rispettiamo le decisioni di entrambi di scegliere percorsi diversi, differenti. Poi c'era anche però Balleremo coi fantasmi, cantava Pelù, e io credo che per quanto interessanti, belle, significative possono essere le strade intraprese, prima o poi troveremo entrambi a ballare con i fantasmi di un gruppo che in 19 anni ha dato tanto e che l'ha confermato anche in quest'ultimo atto. Di certo c'è una cosa, Itfiba, così come li abbiamo conosciuti, con le formazioni che si sono succedute negli anni, con Piero e Ghigo insieme, sono stati un esempio unico, tocca ripeterlo ancora, per la musica italiana cantata in italiano, ma soprattutto per il rock italiano, che grazie a loro è diventato grande, adulto, è uscito da una cartolina, da qualcosa che poteva essere legato anche alla caricatura talvolta, al fenomeno da baraccone. Oppure alla ripetizione, visto che si cantava spesso in lingua inglese, soprattutto infatti, nei primi anni 80. E i Itfiba, come abbiamo detto prima, insomma, hanno aperto la strada. Dopo di loro, per esempio, è venuto Ligabue, dopo di loro sono venuti tanti altri artisti che hanno avuto le grandi platee, però i primi a conquistarsele, le grandi platee, sono stati proprio loro. E sono stati proprio loro con musica che era assolutamente fuori dal coro. Noi quest'oggi, domenica 11 luglio 1999, abbiamo vissuto insieme con voi su Radio 2 questo ultimo concerto di Piero e Ghigo, con il coordinamento tecnico radiofonico affidato a Nino Natalino e Massimo Piffaretti, con il curatore preziosissimo Roberto Buttinelli, che ha organizzato tutta quanta questa produzione. Le nostre voci, le sapete, sono quelle di Massimo Cotto e Gerardo Panni. E vorrei aggiungere soltanto, non dei nomi, però ricordare, almeno visto che si conclude questo momento, questo passaggio nella storia dell'Itfiba, tutti i musicisti che hanno suonato nelle loro formazioni, anche i due musicisti che se ne sono andati, sì, ci hanno lasciato, e che loro stessi, Ghigo e Piero, ricordano spesso, lo vogliamo fare anche noi in questa serata. Vi ringraziamo di essere rimasti all'ascolto, di essere rimasti con noi, di aver, spero di essere, che siamo stati in grado di trasmettervi il senso bello di festa, anche se con un pizzico di tristezza. D'altronde l'abbiamo più volte detto, no? In ogni festa, Gerardo, c'è spesso un momento di malinconia. La musica è finita, gli amici che se ne vanno. E noi comunque rincontreremo questi due amici, perché sono nostri amici e amici di tantissima altra gente che li ha seguiti in giro per l'Italia, in altre storie, appunto, a partire da domani. Da Gerardo Panno e da Massimo Cotto, un ringraziamento ancora e buon proseguimento di giornata.